Grazie, e allora a questo punto darei, certamente inviterei al podio il ministro dell'Interno Luciano Lamorgese per il suo intervento. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi è stata, questo è un appuntamento, diciamocelo, che è annuale, che noi, a cui regolarmente noi partecipiamo. E sono anni, soprattutto per noi che siamo della struttura, e ogni anno coincide più o meno con questo periodo. Questo però è un anno particolare, perché è un anno che si vede davvero, cioè siamo stati tutti super impegnati, e in questo momento io mi sento davvero di ringraziare le donne e gli uomini della Polizia di Stato per tutto, e di tutte le forze di polizia, per tutta l'attività che hanno svolto, e, ecco, vicino alla gente. Quando si diceva la polizia di prossimità, esserci sempre, proprio questo è il senso della nostra presenza, e teniamo conto che è stato un anno difficile, un anno che da ultimo vede grandi manifestazioni, anche di protesta, si parlava del certificato vaccinale, però la nostra gente, le forze di polizia hanno saputo svolgere il loro ruolo sempre con grande professionalità, ma anche con grande umanità. E la nostra linea anche nelle manifestazioni non è una linea soft, è una linea che vuole comprendere quelle che sono le esigenze degli altri, di chi manifesta, ma nello stesso tempo con la fermezza di proteggere invece, nel bilanciamento dei diritti, di coloro che invece vogliono il rispetto delle regole. E la difficoltà è proprio questa, cioè cercare di bilanciare i due diritti. E secondo me quello che che loro hanno fatto in campo proprio con la loro attività è stato proprio questo, sempre vicino ma con la fermezza e la determinazione necessaria. E la professionalità è anche quello di andare incontro a chi è più debole, a coloro che sono in condizioni di fragilità, e su questo dobbiamo dire ne abbiamo avuto grandi esempi. E allora se andiamo a vedere le pagine di questo calendario, allora andiamo alla prima pagina, non è che voglio ripercorrere tutto quello che è stato detto fino ad ora, però i due atleti che ci hanno rappresentato ed erano qua in rappresentanza di tutto un gruppo di atleti che noi abbiamo ricevuto al Viminale con grande piacere, e che hanno dato onore non soltanto alla divisa ma anche al nostro paese, perché è stato un anno incredibile. Non so quante medaglie noi abbiamo preso nelle Olimpiadi, nelle Paralimpiadi a Tokyo, quindi ogni tanto mi arrivava un messaggio del capo della polizia dove mi raccontava un'altra medaglia d'oro, un'altra medaglia d'argento, e noi veramente gioivamo di queste vittorie che rappresentavano l'Italia, ma noi abbiamo molto il senso d'appartenenza, davvero rappresentavano anche una divisa di cui erano onorati di portare, l'abbiamo sentito. E anche il fatto di aver fatto un richiamo ai 30 anni dalla morte di Falcone e Borsellino, e come dicevano prima, io ricordo esattamente, diceva il nostro attore qui presente, ricordo esattamente cosa facevo. Io credo che ognuno di noi, io almeno me lo ricordo esattamente, sia il 23 di maggio sia il 19 di luglio, sono date che ricordiamo esattamente, io ricordo quello che facevo in quel momento. Cioè è una cosa incredibile, come quando mi dicono le Torri Gemelle, io ricordo anche in quella, cioè su quegli eventi talmente gravi, talmente che ti coinvolgono, talmente che ti cambiano la vita e cambiano la vita di un paese.
Questo c'è da dire, tanto che ognuno di noi si ricorda esattamente dove stava. E poi vorrei ricordare anche il ruolo delle forze di polizia proprio nella giornata, il 25, noi domani saremo a Catania, il 25 che è la giornata contro il femminicidio, e allora anche lì l'attività che fanno di ascolto per cercare di stare vicino alle vittime e anche aiutarle nel fare la denuncia che tante volte le vittime hanno tanta difficoltà a portare avanti, e non soltanto la difficoltà a fare la denuncia, ma anche a supportarli una volta fatta la scelta di proseguire sulla strada di salvare la propria vita, la vita dei propri figli. E allora anche su questo voglio dire soltanto una grande professionalità fa sì che tu puoi accompagnare e far parlare le vittime, essere vicino nelle stanze dedicate. Tra l'altro la polizia c'ha anche un'app, YouPull, che con un semplice clic ti collega e quindi si ha la possibilità di far arrivare immediatamente l'operatore, perché con la geolocalizzazione di individuare dove stanno. Quindi sono davvero, se andiamo a vedere la panoramica, ecco, di tutto il calendario che io ho visto prima di venire qui, è bellissimo il fatto che siano state fatte le foto quest'anno direttamente dagli appartenenti, perché è come entrare nella vita quotidiana, ma entrare dal di dentro. E quindi c'ha un aspetto, diciamo, anche di emozioni ancora maggiore. E anche il fatto che ci sia stata poi una commissione che ha dovuto scegliere tra più, perché ce ne saranno stati tanti di scatti, ma secondo me è importante, perché questo dà il senso dell'appartenenza, il senso della squadra, perché soltanto col senso di squadra, secondo me, noi riusciamo ad affrontare tutte le difficoltà. Di difficoltà vi assicuro ce ne sono tante da affrontare quotidianamente, però quando tu sai che non sei sola, che c'hai dietro una struttura, che c'hai dietro una famiglia che ti aiuta a sopportare anche quelle che sono le difficoltà che puoi avere necessariamente sul lavoro. E allora questo fa sì che oggi noi dobbiamo essere soltanto che grati a tutti coloro che operano sul territorio con grande professionalità, anche a rischio della propria vita. E un ricordo va anche a tutti coloro che hanno perso la vita nell'adempimento del proprio impegno lavorativo. Quindi davvero grazie, so che abbiamo i tempi contingentati, ognuno di noi potrebbe dire chissà quanto, però davvero complimenti per questo bellissimo calendario, e allora auguri anche per il prossimo anno, che dovrà vederci, speriamo, noi dovremo avere una vita più serena. Il 2022 dovrebbe essere l'anno in cui veramente speriamo di lasciarci alle spalle come un ricordo che però sarà anche utile per affrontare in maniera più consapevole il nostro futuro. Grazie.